Ed ora la pallavolo con 27 squadre che si sono ritrovate in Bassavalle per dare vita all'edizione 2018 del trofeo della Befana. L'Epifania non ha portato solo calze, dolci e carbone, ma anche l'ormai tradizionale torneo di pallavolo intitolato proprio alla Befana, arrivato all'ottava edizione. Erano 27 le squadre iscritte, provenienti da Piemonte e Valle d'Aosta, per un totale di circa 300 partecipanti, rappresentanti delle categorie Under 12, Under 13, Under 15 e Under 16. È stato un evento amichevole, patrocinato dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, ma non è mancato l'impegno da parte di tutti i giovani atleti di entrambi i sessi che si sono dati battaglia sotto rete all'ultimo punto e all'ultimo secondo. In partita lo scopo è di far divertire le ragazze. Però, come diciamo noi in WISP, durante la partita bisogna dar tutto, il meglio di se stessi. A quel momento lì si è raggiunto lo scopo di aver vinto la gara. Quello che predichiamo noi nello sport e viene recepito, che alla fine della partita si è tutti amici. Si è giocato in tre palestre, Aon, Arna e Verres, con quest'ultima che è stata il fulcro dell'iniziativa, almeno con riferimento all'aspetto sportivo, perché l'impianto di Aon ha ricoperto invece un ruolo diverso, ma altrettanto importante in sintonia con lo spirito del torneo. Sia per i giocatori, sia per i loro accompagnatori, infatti è stato possibile bivaccare all'interno e dormire nei sacchi a pelo la notte prima degli incontri, per trasformare l'occasione anche in un momento di convivialità. Poi però ci sono stati i match disputati con la formula dei due set da 20 minuti. Girone all'italiana per Under 12, Under 13 e Under 16 maschile, con le vittorie rispettivamente di Valle di Lanzo, Gruppo Sportivo Alberto Quatto e Asta Volley. Scontri diretti classici invece per tutti gli altri. L'oratorio di Pianezza si è imposto nella categoria Under 15 femminile, mentre le ragazze della New Volley Carmagnola sono state le migliori Under 16.